Prima di iniziare il video, ragazzi, piccolo disclaimer. Il venerdì è la giornata del laboratorio YouTube in cui carichiamo i video della community. Tuttavia, le notizie che vi andrò a riportare sono piuttosto urgenti e molto scottanti, perciò rubo una piccola fetta di tempo a questa giornata per caricare un video mio. Detto questo, comunque, iniziamo subito con il video. Tanta buona per tutti ragazzi, qui sta Frank che vi parla, bentornati con questo nuovo video. Nella serata di ieri Treyarch ha tenuto una streaming in cui ha annunciato ufficialmente il nuovo DLC che si chiamerà Eclipse e sarà disponibile per PlayStation 4 a partire dal 19 aprile 2016, come al solito poi un mese dopo per Xbox One e utenti PC. È stato messo invece in chiaro che non sarà disponibile affatto per gli utenti old gen, anche se questi vedranno a partire da oggi la disponibilità del primissimo DLC, quindi potranno giocare sia alle mappe multiplayer che anche a The Resident Drake. Una notizia del tutto inaspettata, insomma, che ha colpito sicuramente tutti. Se voleste giocarlo, quindi anche gli utenti old gen possono giocare questo DLC, ovviamente pagando i 15 euro classici. Durante questa streaming sono state annunciate le varie mappe multiplayer che andranno a far parte di questo pacchetto. Non starò molto a dilungarmi perché non è stato mostrato tantissimo, non ci sono veri e propri gameplay trailer, quindi non c'è molto da dire. Se volete leggere la descrizione della mappa, trovate in descrizione l'articolo che abbiamo scritto con il comunicato stampa ufficiale, quindi trovate sicuramente molte più informazioni. L'unica notizia degna di nota da riportare in questo video è che Verge, una delle quattro mappe, è una remake praticamente di una mappa di World at War che si chiamava Banzai, forse chi ha giocato quel gioco sicuramente se la ricorderà. Comunque appunto una versione rivisitata di questa mappa. Passando invece a Zombie, che era la parte diciamo più attesa della streaming, non abbiamo avuto in realtà un trailer ufficiale per la nuova mappa che si chiamerà Zetsubu no Shima, traducibile come l'isola della disperazione o il desiderio di disperazione anche, non è ancora chiaro insomma quale sarà l'alternativa corretta, ma probabilmente l'isola della disperazione, perché vedrete a breve il perché. Nonostante non abbiamo avuto un vero e proprio trailer, abbiamo avuto la possibilità di vedere già la cutscene iniziale della mappa, quella con cui si aprirà diciamo la modalità zombie single player quando avvieremo la mappa. Ve lo faccio vedere nella versione italiana e poi la commentiamo insieme. Calma, Tak. Spiacente! Non parlo giapponese! Dare che cotaira Renoka! Quella cosa che hai in mano ti darà solo problemi. Fidati, lo so. Nezumi domo umini tatakiotose! Io sono qui in nome dell'imperatore. Non sono un traditore! Forse troppo poco! Andiamocene, ora! Come si intuisce quindi subito, si tratta della già anticipata mappa dell'isola, la cui artwork diciamo era stata già fatta trapelare in rete per errore da parte di Activision qualche settimana fa. È stato tra l'altro fatto uscire anche la locandina ufficiale, come avrete visto nel video del DLC appunto, e l'artwork è lo stesso che era emerso qualche settimana fa appunto. Scopriamo appunto che l'isola in cui si andrà a giocare è proprio quella di cui Takeo parla in quel messaggio su The Resident Drake che era in
giapponese, ma che è stato tradotto, diciamo, su cui avevo fatto un video, e appunto è una zona di ricerca praticamente della divisione 9, un gruppo parallelo al gruppo 935, e che conduceva degli esperimenti con l'elemento 115 su umani, animali e anche piante. Ecco spiegato, ragazzi, quella sorta di funghi che vedevamo sul lato dell'immagine, che sono appunto proprio probabilmente piante affette dall'elemento 115. Quindi, stando al comunicato stampa, tra l'altro, in questa mappa avremo la possibilità di combattere nuovi nemici zombie, quindi probabilmente zombie con nuove abilità, nuovi poteri. E inoltre ci sarà anche una grande varietà di meccaniche di trasporto innovativo, perciò questo fa presumere che la mappa sia di dimensioni piuttosto elevate, magari come quella di Origins, che c'era bisogno, diciamo, di un carro armato per spostarsi per la mappa. Presumibilmente, se ci sono mezzi di trasporto alternativi alla solita corsa, si suppone che appunto la mappa sia di dimensioni piuttosto elevate. Queste, ragazzi, erano per il momento tutte le informazioni che avevamo in nostro possesso su questa nuova mappa. Non appena ne avremo di nuove ve le faremo certamente sapere, quindi seguiteci. Un'ultima cosa prima di chiudere il video è che durante la stream c'è stato un momento di Q&A praticamente tra NoahJ456, che è uno degli youtuber più influenti americani per la community di zombie, e Jason Blundell, che è il direttore del dipartimento di zombie dei Treyarch. E la domanda con cui si è concluso questo Q&A è stata se ci fosse la possibilità di upgradare il servitore Apoticon su Shadows of Evil, visto che al momento ancora nessuno ci era riuscito. Jason Blundell ha detto che avrebbe risposto in maniera sia definitiva che anche criptica, e la risposta è stata, cito testualmente: il servitore Apoticon non è potenziabile, momento di silenzio, in Shadows of Evil. Quindi, ragazzi, questo è un elemento proprio mind blowing, come direbbero gli americani, gli inglesi, che fa capire che il servitore Apoticon è potenziabile ma in un'altra mappa. Quale mappa sia adesso non lo sappiamo, può darsi anche magari una delle prossime dei DLC, ma potrebbe darsi anche una di quelle che già è uscita. Quindi sicuramente adesso la community si concentrerà a trovare quale sia questo easter egg per potenziare il servitore Apoticon e in quale mappa. Non appena lo sapremo, anche noi ovviamente ci daremo alla caccia di questo easter egg. Pertanto seguiteci sia qui che no sul nostro sito www.wagna.it, sulla pagina Facebook, dove vi carichiamo tutte le news in tempo reale. Un saluto da Mr. Frank, e comunque lasciate nei commenti le vostre opinioni riguardo a questo nuovissimo DLC. Lasciate anche un bel pollice in su. Ci vediamo, ragazzi, con un prossimo video.